Ah, via a tutti i miei legionari barbarossi non iscritti, io sono Alessio PCM, vi do il benvenuto, il bentornato sul mio canale e oggi siamo nuovamente su Geopolitical Simulator 4 Power and Revolution con l'Italia di Augusto. Come al solito invitiamo i barbarossi non iscritti a iscriversi, tutti voi a lasciare qua sotto un bel like, a commentare e a condividere il video con amici. Vi ricordo inoltre di controllare la schermata della community per partecipare ai sondaggi e vedere le notizie del canale, così come ad attivare la campanella qua sotto per ricevere una notifica ad ogni nuovo video. Vi ricordo inoltre che ho pubblicato tre racconti che sono al momento disponibili su Kindle. Quanti racconti ho detto? Forse ho detto tre, lapsus, boh, due. Sono disponibili su tre siti che trovate qua sotto in descrizione, che sono Kindle, Google Libri e Kobo. Al momento costano 99 centesimi, molto spesso li metto gratis e se li leggeste, recensiste e gustasse, naturalmente sarebbe per me un grandissimo piacere. Allora, andiamo subito ai nostri grafici, che era quello che avevo detto di cui avremmo parlato in questo episodio, perché comunque penso sia sempre importante avere un punto della situazione e sapere come siamo messi. Andiamo a vedere un po' per quanto riguarda l'economia. Il PIL. Com'è? Siamo ottavi al momento, in realtà è una novità. Quando ho controllato per scegliere quelli da fare, l'ho fatto prima di registrare lo scorso video, eravamo noni, in realtà adesso siamo ottavi con un margine proprio di pelo pelo rispetto al Brasile. Ed è un'ottima cosa, vuol dire che non lo so perché porca puttana. Sola, ogni tanto stavo per YouTube, Geopolitical si bugga e non mi fa sapere come eravamo messi prima. Aspettate, se vado su potere economico magari me lo dice. No, niente, niente, non mi è dato saperlo, non mi è dato saperlo, va bene. In ogni caso penso che fossimo più o meno in questa posizione, c'è stato di sicuro un miglioramento, ma è una cosa quella di cui voglio parlare. Guardate la seconda posizione, let's say China. China, la Cina si sta avvicinando molto 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 agli Stati Uniti e penso che li supererà per quanto riguarda il PIL. Hanno avuto una crescita davvero dirompente, chissà, prima o poi riuscirò anche a farvi vedere come erano messi prima, però in questo momento non mi è possibile. Grazie Geopolitical, sei un gioco bellissimo, io ti adoro tantissimo. Un'altra cosa che volevo farvi vedere invece era per quanto riguarda l'energia nucleare. Allora, innanzitutto guardiamo quella fossile. Non ci sono stati cambiamenti, siamo sempre undicesimi perché? Perché abbiamo annesso due paesi, abbiamo ottenuto anche le loro centrali a carbon fossile, bla 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 bla. Poi, per quanto riguarda l'elettricità, siamo sempre undicesimi. Anche se sono cambiate un po' di, come dire, di posizioni, adesso la prima nazione è ancora la Cina. Abbiamo pressoché raddoppiato la nostra produzione energetica, perché comunque abbiamo anche raddoppiato il nostro territorio. Non la popolazione, però, infatti, questa è una cosa che non vi ho fatto vedere. Popolazione siamo 23esimi, scusate, siamo 20esimi, prima eravamo 23esimi. Abbiamo guadagnato più o meno 20 milioni di persone, 19,7, che ci hanno fatto superare un po' di altri paesi. Ma non è un cambiamento così drastico, cioè non siamo comunque nella top 10 dei paesi più popolosi. Però mi sono perso un'altra volta. Il nucleare, dicevo, guardate un po' la nostra produzione nucleare, quanto è alta. Ragazzi, siamo l'ottavo paese al mondo per quanto riguarda la produzione nucleare. E a tal proposito, vi avevo chiesto una cosa negli scorsi video, ovvero: vale la pena secondo voi che io tolga la centrale che abbiamo qua, che la disarmi per costruirne un'altra? Rispondo da solo, dato che ci stanno rompendo le palle col debito e dobbiamo stare attenti a consumare bene i nostri soldi, secondo me non vale la pena disarmarla per farne un'altra che ci fa guadagnare 7 in più. Nel senso, ci teniamo quella un po' indietro in Sardegna e ne andremo a fare altre che sono più potenti. Mi sembra che abbia più senso. Ora, nello scorso video abbiamo parlato degli abitanti con meno di 15 e 64 anni, quindi guardiamo un attimo anche queste statistiche. L'aspettativa di vita è salita di 3 anni, e caspita, prima era il Giappone con 83,7 anni, che è tantissimo, la miseria, adesso la Lituania con 92, ma siete dei mostri, cioè un'età media dei 92 è davvero altissima, Giappone con 87, caspita, caspita, ma un dettaglio molto importante che è cambiato del nostro tasso di fertilità, che è cambiato dalla nostra popolazione, è il tasso di fertilità. Siamo passati dall'1,34 all'1,59, prendendo 20 posizioni. È tanto? No, non lo è. Però siamo passati da una crescita della popolazione che era dello 0,23% a uno 0,21. Quindi comunque qualche passo in avanti è stato fatto e direi che è importante averlo fatto perché
Avere una popolazione che continua a scendere e neanche si mantiene è dannoso per l'economia nel lungo termine, perché la popolazione attiva, salvo un incremento della produttività eccezionale, e quindi un aumento del PIL, degli stipendi, eccetera, eccetera, non riesce a sostenere la popolazione anziana che va in pensione, anche se nel gioco noi non abbiamo pensioni minime praticamente. Le vorrei mettere, ma costano una barcata di soldi, e quindi ragazzi, le metteremo prima o poi. Cominceremo bassi e poi alzeremo come al solito, perché se no andiamo a spendere una cifra davvero mostruosa. Un'altra cosa che è cambiata è l'indice militare. Siamo la 19ª potenza mondiale, abbiamo pressoché raddoppiato la nostra potenza ed è buono perché da 30esimi a 19esimi penso che sia un grande passo avanti, anche se non siamo ancora nella top 8 e un po' mi dispiace. Una cosa in cui siamo tra i primi è il numero di soldati, siamo 11esimi, ma è per il fatto che abbiamo anche tanti cross-scritti e avendo alzato l'età d'educazione, cioè l'età scolare a 18 anni, penso sinceramente che andrò a togliere il servizio militare. Magari sapete che i militari non sono molto contenti probabilmente quando fai queste cose. Nel momento in cui vado a togliere i coscritti, probabilmente vado a, come dire, ad aumentare il numero di soldati in carriera e magari anche ad aumentare il numero di dipendenti che abbiamo in altri settori. Tipo qua, se lo abolissi, guadagnerei 1,3 miliardi che potremmo compensare, tipo prendendo altri 15.000 soldati e qualcun altro in qualche altro settore. Naturalmente non occupa così tanta gente, che era il motivo per cui l'avevo messa, per darmi un po' di tempo per creare posti di lavoro. Ma ci potrebbe stare. Naturalmente è un'operazione che farei per risparmiare, quindi poi non è che risparmio 1,3 e vado a spendere 1,3. Un'altra cosa importante che vorrei vedere con voi è invece i diritti dell'uomo. Qua, ragazzi, vabbè, è più per curiosità, cioè sapevo che saremmo scesi, era più per curiosità che ho guardato. Livello di democrazia, siamo passati da 32esimi, che è un'ottima posizione, ci mostra quanto siamo bravi, a 154esimi, che, oh, caspita, ops, che errore. E vabbè, ragazzi, è successo. Tra l'altro, è interessante vedere come l'Arabia Saudita, che era 173esima, adesso è 45esima. C'è stata in realtà un'evoluzione verso la democrazia, se vediamo. A parte alcuni paesi. Cioè, sì, a parte alcuni paesi, bene o male la situazione sembra essere migliorata. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, sono un po' peggiorati come livello di democrazia. Anzi, in generale, il Nord America è peggiorato, il Sud America è migliorato il Nord, tipo Venezuela, Colombia e Ecuador, è peggiorato il Sud. L'Africa è gener... Ops, scusatemi. L'Africa è generalmente migliorata tantissimo, perché, caspita, cioè, guardate qua, ci sono tutti questi paesi qui. Che sono migliorati, chissà se l'hanno fatto in opposizione a me. E perché questo punto è segnato così? Dannazione! È mio o non è mio? Vabbè, non importa. Mentre l'Europa, vabbè, noi abbiamo avuto la nostra involuzione, ma devo dire che anche i Balcani e il resto dell'Europa non scherza. L'unica che è rimasta pulita, pulita più o meno è la Germania. E invece, per quanto riguarda, vabbè. Direi che il Medio Oriente è migliorato, ma molto anche. L'Oriente è peggiorato, l'India si è avvicinata molto alla dittatura, anzi, praticamente una dittatura, è peggiorata anche la Russia, la Mongolia è migliorata e è migliorata in realtà anche la zona del Pacifico. Scusate, non, in realtà volevo farvi vedere solo la nostra situazione, ma è molto interessante guardarlo. Secondo Afghanistan per livello di democrazia, posso immaginare che bellezza. Quarto Colombia, sesto Egitto, primo Bahrain. Caspita. Tra l'altro il conflitto in Egitto continua, ragazzi. Io non sto ben guardando, ma le perdite salgono. 26.000 morti per l'Egitto contro i francesi. Contro gli indiani, calma piatta perché che sbatti c'hanno di combattere, voglio dire, io non ci andrei, fossi gli indiani. Contro il Regno Unito hanno perso 1.400 uomini, poi c'è anche quella con gli Stati Uniti, forse, no, sembra essere finito. Studenti della Jihad dello Yemen contro Yemen, Lega al Houthi Autonomo Yemen, ok, tra l'altro non è finito ancora il conflitto con i Mujahideen, quindi, boh, vabbè. Vabbè, torniamo ai nostri grafici, però è
legittimo, secondo me, passare di Palio-Frasca, nel senso farvi vedere anche altre connessioni. Livello di stampa, vabbè, là non c'è da fare una grande analisi, è peggiorato uno, è peggiorato anche l'altro, siamo passati da 56esimi a 60esimi. Qua in realtà, democrazia o non democrazia, il mondo non è molto migliorato, anzi, cioè, sembra che sia cambiato solo io praticamente. Sì, tutto il mondo è rimasto uguale, siamo solo noi che siamo diventati brutti e cattivi, vabbè, sono cose che succedono, voglio dire, capita, no? Adesso andiamo sulla scienza. Allora, pur avendo assunto tanti scienziati, rispetto alla nostra popolazione, in realtà siamo scesi come popolazione in percentuale di scienziati. Siamo passati da 35esimi a 40esimi. E mi dispiace, devo dire che mi dispiace. Nonostante questo, però, siamo riusciti ad aumentare di pochissimo i brevetti che facciamo ogni anno e a tenere la nostra posizione rispetto alla Svezia, che però sale più velocemente rispetto a noi. E ci siamo portati a casa un premio Nobel, che ci ha fatto passare da 12esimi a 10esimi per quanto riguarda i premi Nobel. Quindi, yeah, alla grande. E ora, ragazzi, passiamo invece al mio orgoglio, ovvero di attrezzature e comunicazione. Allora, ce n'è una un po' strana che vi volevo far vedere, ovvero telefoni cellulari. 162.000 per 100.000 abitanti. Ed è così, cioè cellulari maggiori, più di un cellulare per abitante, è così per tipo 76 paesi. Ma comunque in Italia e anche in Montenegro, e in Russia e in Lituania, è abbastanza drastica come cosa. Nel senso, perché più di un cellulare per abitante? Ma che te ne fai? Nel senso, invece di cambiare la cover, esci col cellulare diverso. Non lo so, ma mi aveva stupito questa cosa. È per quello che ho voluto far vedere. Però in realtà la situazione non sembra essere cambiata particolarmente. Anzi, le statistiche sono rimaste invariate. Quindi, ok, nel senso. Ma il mio vero orgoglio è questo, ragazzi. Utenti internet. Siamo primi al mondo, connessione al 100%. Cioè, il Livio in Tunisia, ragazzi, 100% di connessione a internet. Siamo passati da sesti a primi ed è davvero tantissimo. E sono molto, molto, molto felice. Vabbè, di conseguenza, naturalmente, è aumentata l'altissima velocità a fibra ottica, che siamo passati da 52esimi a 31esimi, con lo 0,15% della popolazione che ce l'ha. Poco, ma in miglioramento. Mobile 4G siamo al 70% della popolazione, qua è indicizzato a 1, ovvero 0,7 è 70%, e anche qua siamo migliorati di più o meno 20 posizioni. Poi cosa abbiamo? Giusto, internet ADSL, che abbiamo più o meno il 50% della popolazione che ce l'ha. No, scusate, avevamo il 50% della popolazione, adesso lo 0,55, quindi il 55%. E abbiamo aumentato la nostra posizione in classifica anche lì. Velocità media di internet è un'altra delle cose di cui possiamo essere orgogliosi, 34 megabit per secondo. Che ragazzi, io, cioè, pagherei oro per averla. Vi porterei i video a una rapidità davvero assurda. Io, dove sto nel Piacentino, ho una connessione terribile, non ho neanche la DSL, quindi figuratevi. Vorrei che ci fossero davvero questi miglioramenti. Quindi donate per la costruzione dell'ADSL in Italia e sull'intero territorio italiano, perché è importante. No, vabbè, sto scherzando naturalmente. Qatar 115 è spaventoso, ragazzi, è davvero spaventoso. Siamo comunque migliorati tantissimo anche qua, perché eravamo, voglio dire, 66esimi, quindi in realtà gli altri non sono migliorati, siamo noi che siamo migliorati. Vabbè, buono così, cioè, l'importante è che miglioriamo noi. Poi, cosa vi volevo far vedere? Ah, sì, giusto. Concludiamo in bellezza con una in realtà che è non molto importante, ovvero cultura e sport. Cioè, è importante per il fatto che nello scorso video abbiamo vinto una cosa culturale. Come dire, ci dicevano che si complimentavano con noi per la nostra politica culturale. In realtà, nel cinema è peggiorata la cosa. Cioè, abbiamo perso una posizione, e adesso invece che produrre 134 film all'anno, ne produciamo 58. E quindi, boh, vabbè, ok. Nel senso, se voi dite che però siamo migliorati, noi ci fidiamo. Nel senso, i libri sono rimasti bene o male invariati, cioè sono in realtà diminuiti di 40 più o meno. Tra questi ci sono i miei due racconti. Mi raccomando, andate a scaricare il link in descrizione. Piccola pubblicità inserita a caso, naturalmente. Poi cos'altro abbiamo di cultura e sport? Vabbè, i quotidiani che anche qua non sono cambiati, cioè in realtà sono aumentati. La gente si fida di più del quotidiano, a quanto pare.
grandissima propaganda. E c'è una cosa però che mi ha davvero sconvolto. Ed è questa, ragazzi. Siamo passati dal 78% di cristiani nel 2019 all'89%. Ma in generale, cioè, c'è stata, come dire, una radicalizzazione del sentimento religioso, a quanto pare, perché è assurdo. Io adesso non so se come cristiani intende credenti frequentanti o credenti non frequentanti. Adesso non è il termine giusto quello che ho usato, mi sfugge. Frequentante o non frequentante è più il termine per l'università. Però è comunque, cioè, un netto aumento, ed è un aumento strano per il fatto che ho adesso aumentato, cioè ho portato 20 milioni di nuove persone che immaginavo di maggioranza musulmana. Quindi assurdo. Poi in realtà qua mi segna, sì, 84%, altre religioni e atei 6,25%. Sono pochissimi, ci sono 1,5% di protestanti, 4% di ortodossi, ok, 3,7% di musulmani e 6,25% di altre religioni. Io qua avevo fatto la separazione dei poteri, quindi comunque non abbiamo problemi per questo e vabbè, ma mi ha colpito il ritorno del cristianesimo in Italia, a quanto pare. Vabbè. A noi ragazzi non interessa questo, anche perché in realtà non ho mai visto il fattore religioso su geopolitica avere influenza sul gioco. Quindi pace, vogliono essere cristiani, che lo siano, vogliono essere atei, uguale. A noi non cambia. Ok, è durato qualche minuto in più rispetto allo standard di 14 minuti questo video, ma almeno vi ho fatto vedere tutti i grafici comparativi, commentandovi un po'. Spero che, come dire, vi abbia un po' intrattenuto, che non sia stata solo una lunga sfilza di dati, che è quello che cerco di evitare. Comunque, questo è un gioco molto serio, nel senso, ne potresti parlare in termini molto seri. Io cerco sempre di alleggerirlo, non per togliere serietà a qualcosa di serio, ma perché personalmente penso che qualche battuta per alleggerirlo ci stia, perché essere sempre seri non avrebbe senso, a lungo andare annoierebbe. Ok, detto questo io ragazzi vi saluto, spero che questo video di sum up degli scorsi 5 anni vi sia piaciuto e spero che mi riempirete di commenti qua sotto su quello che avete scoperto. Sono curioso di sapere cosa ne pensate, se avete altri obiettivi da darmi nel lungo termine mi raccomando scrivete anche quelli e ci vediamo nel prossimo episodio con il nostro carissimo Augusto. E arriveremo, penso, se tutto va bene, nel 2025. Avve a tutti i legionari e a presto!